Buongiorno ai nostri telespettatori. Noi proseguiamo oggi il viaggio nel mondo delle associazioni che abbiamo iniziato ieri. Ci occupiamo oggi dello sport, di quello sport che ha un'importante ricaduta sociale, che oggi è fermo e che però sta già pensando a quelli che saranno i problemi nel momento in cui si tratterà di ripartire. Allora, siamo andati a vedere che cosa accade in una società sportiva dilettantistica nella periferia nord della città. Vediamo. Ci sono palloni che quando si fermano attirano meno attenzione mediatica rispetto a quella offerta ai campioni dello sport, ma la cui importanza è molto più grande. Sono quelli che rotolano, anzi rotolavano, nelle palestre e sui campi delle associazioni sportive dilettantistiche prima che il coronavirus arrivasse a bloccare tutto. Queste sono ad esempio le strutture del centro Massari, periferia nord di Torino, frequentato da 3.000 ragazzi. Basta dare un'occhiata alle case che lo circondano per capire come lo sport sia qui un elemento decisivo di aggregazione sociale. Collaboriamo ovviamente con i servizi sociali, abbiamo molte gratuità, cioè diciamo che rappresentiamo un po' un soggetto importante per questo territorio. In questi giorni, nei quali la palestra, la piscina e la pista del ghiaccio sono malinconicamente vuoti, chi guida la struttura si interroga sulle difficoltà che sarà necessario superare quando si potrà riaprire. Senza le quote degli associati, le casse sono vuote e non a caso gli enti di promozione sportiva hanno redatto un documento con le loro proposte. Sospensione dei pagamenti degli affitti, una sospensione che arrivi almeno al momento in cui le attività saranno a pieno regime. E poi un sostegno per i tanti che lavorano in questo mondo e che in questo momento sono senza reddito. Intanto, per non rompere il filo con i ragazzi, gli istruttori si impegnano per mantenere un legame, seppure a distanza. Abbiamo costruito un format in cui una volta alla settimana gli animatori dei nostri bambini si metteranno in contatto con i bambini per fargli fare delle attività divertenti. Nella speranza che si possa tornare presto a giocare dal vivo, ma perché questo possa accadere non basterà l'impegno degli operatori del settore, servirà uno sforzo corale per evitare che lo sport divenga un genere di lusso riservato a pochi.